Ciao e benvenuto in questo nuovo video dedicato a Clubhouse. Io sono Kita e oggi voglio parlarti di questo nuovo social e del perché potrebbe davvero diventare la nuova piattaforma per riuscire a conoscere e magari anche a rimorchiare nuove persone. Innanzitutto voglio già dirti che questo sarà solo il primo di una serie di video che dedicheremo a questo argomento. E da qui in poi andremo a toccare davvero tantissime sfumature di questo social per riuscire a comprendere al 100% come riuscire a sfruttarlo al meglio per raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi direi di partire intanto spiegando che cos'è Clubhouse. Se ancora non lo sapessi, Clubhouse è il nuovo social media arrivato da pochissimo sia in Italia che in Europa. Scaricabile tranquillamente da App Store e basato esclusivamente sull'audio. Non ci sono foto se non quella del profilo, non si può scrivere nulla se non una bio del profilo, non ci sono messaggi vocali registrati, non ci si può scambiare file, chat o qualsiasi altra cosa. L'interazione avviene solamente tramite delle conversazioni in diretta, tutto live e tutto autodistrutto alla fine di ogni conversazione. Il social è suddiviso in stanze, un po' come se fossimo in una sala di un centro congressi, per intenderci, ciascuna con un argomento e con dei partecipanti. Ci sono dei moderatori, che sono anche i creatori della stanza in questione, ci sono delle persone invitate sul palco che hanno il diritto di prendere parola e c'è un pubblico che può ascoltare o al limite alzare la mano per chiedere appunto di poter parlare. Ad oggi è anche difficile riuscire a fare dei paragoni con altri social. Perché non si tratta di un podcast, visto che non è registrato e non lo puoi riascoltare quando vuoi. Non è una radio perché difficilmente in una radio potrebbero stare sia chi ascolta che chi parla sullo stesso livello in maniera immediata e senza filtri. E non è nemmeno Instagram, YouTube o Twitch perché appunto non ci sono file, non ci sono foto, non ci sono video, come detto poco fa. Non è un social da fruire in maniera passiva perché appunto devi avere un ascolto attivo e quindi si potrebbe addirittura dire che è un qualcosa in più di un semplice social, perché non c'è la solita storia, la solita foto, il solito messaggio da inviare, eccetera, bensì esiste un vero e proprio confronto vocale tra le persone. E quindi, se proprio dovessi farti un paragone, è molto simile ad una chiamata vocale di gruppo che potresti fare su WhatsApp. Solo che con Clubhouse hai la possibilità di riuscire a trovare le più svariate tipologie di stanze, e a seconda delle persone che segui o degli interessi che metti nella tua sezione impostazioni, riuscirai a trovare svariate room con i topic più interessanti per te. Ora abbiamo capito che cos'è Clubhouse e a che cosa più o meno potrebbe assomigliare. Adesso vorrei farti capire perché all'inizio del video ti ho detto che questa potrebbe davvero diventare la nuova piattaforma per riuscire a conoscere e magari rimorchiare nuove persone. Innanzitutto perché è un social nuovo e quando c'è un social nuovo le persone tendenzialmente sono molto più aperte ad avere una condivisione di esperienze, di conversazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Se ben ti ricordi, agli inizi di Facebook e agli inizi di Instagram era molto più facile riuscire ad approcciare magari in chat una persona e iniziare una conversazione. Oggi in verità è ancora possibile, ma di sicuro è molto più difficile rispetto a quando questi social erano appena nati. Il secondo motivo è perché è un social non più basato sull'estetica, perché non ci sono più appunto foto, video, eccetera, eccetera, ma bensì è basato sul contenuto, visto che nelle room per riuscire a fare colpo è necessario portare valore all'interno della discussione. Questo ovviamente non vuol dire che adesso puoi guardare Clubhouse come se fosse il nuovo Tinder, assolutamente no. Semplicemente il messaggio che voglio farti passare è che qualsiasi cosa che implichi un'interazione tra due o più persone può essere uno strumento super utile per riuscire a creare delle nuove relazioni. Solo che con Clubhouse devi sempre tenere presente che si tratta di un social e non di un sito di incontri. Quindi se inizierai ad utilizzare questa app solo con lo scopo di rimorchiare, partirai già col piede sbagliato. Infatti, anche se potrebbe davvero diventare un ottimo modo per fare delle nuove conoscenze online, non è così semplice come sembra riuscire ad ottenere dei risultati soddisfacenti. Allo stesso tempo, avendo io passato già svariate ore su questo social, perché poi a un certo punto diventa veramente una droga, ho avuto già modo di confrontarmi con svariate persone e alcune di queste mi hanno anche confidato di aver trovato un partner proprio all'interno di questo nuovo social. E questo semplicemente perché entrambi si trovavano bene a parlare nelle varie room e di conseguenza a un certo punto hanno deciso di scambiare Instagram, iniziare a messaggiare, uscire assieme, conoscersi meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Io stesso ho assistito ad una scena dove all'interno di una room era entrato un ragazzo che a primo impatto non aveva fatto proprio una bellissima prima impressione, ma che successivamente ha avuto modo di rifarsi e di arrivare addirittura ad avere una room privata con una ragazza che era presente in quella room. E poi alla fine questi due si sono scambiati addirittura il numero WhatsApp. Quindi una cosa è sicura: se farai le cose fatte bene, anche tu avrai la possibilità di conoscere e magari anche incontrare nuovi possibili partner grazie a Clubhouse. Proprio per questo motivo, nei prossimi video affronteremo tantissime tematiche che ti potranno essere utili a migliorare il tuo modo di comunicare su Clubhouse e ottenere successo su questo social. Intanto ti saluto e ti auguro una buona giornata. A presto!